Ben ritrovati amici di Piazza Grande, un saluto a tutti quanti voi telespettatori di Telelibera Cassano, un saluto a chi ci segue in tutto il mondo tramite piazzagrandetv.com. Una piazza aperta, lasciatemelo dire, c'è bisogno di questi spazi nei quali ognuno può esprimere la propria opinione liberamente e raggiungere magari anche un discreto numero di persone. Non li chiamiamo telespettatori o click, noi badiamo a queste cose, ma badiamo anche alla sostanza. Allora, io voglio stravolgere un po' quella che è la solita scaletta, i soliti ringraziamenti ai due opinionisti, ma voglio fare un grosso in bocca al lupo, passatemi il microfono, subito al candidato a sindaco Flavio Stasi, perché oggi dovrai vedertela anche con siamo in 3-1. Allora, bene, grazie per aver raccolto il nostro invito. Grazie a voi. Allora, battute a parte, la campagna elettorale è entrata nel vivo, ci sono state già le prime manifestazioni pubbliche e ti vediamo impegnato su tutto il territorio. Prima di coinvolgere l'avvocato Monte e il professor Iudicissa, vogliamo un po' fare il quadro della situazione, delle attività del tuo gruppo, visto che stai comunque già girando il territorio in lungo e in largo, sicuramente più intensamente di quanto hai fatto negli ultimi mesi. Ma stiamo andando contrada per contrada, così come avevamo annunciato, persino condominio per condominio, non me ne vergogno, e questo è il modo di fare campagna elettorale che abbiamo scelto. Gli altri sappiamo che sono impegnati in tutt'altro tipo di attività, poi alla fine vedremo quale sarà quella più proficua. La nostra idea è quella di cercare di arrivare alla gente, di cercare di fargli capire che il nostro è un progetto libero, e per farlo hanno bisogno di guardarti poi negli occhi e di sentire quello che vuoi fare dalla tua viva voce e anche negli occhi dei candidati consiglieri e delle persone che ci sostengono. Faremo degli ulteriori incontri di quartiere e di contrada in questi giorni, per cui, e penso che la gente piano piano sta cominciando a maturare il proprio pensiero e a capire che ci può essere un'alternativa proprio di proposta politica anche in termini di campagna elettorale. Allora, con l'avvocato Monte, abbiamo qui uno dei candidati a sindaco. Nelle altre trasmissioni ho intervistato io, diciamo, sia Flavio Stasi che qualche altro. Adesso stiamo qui, possiamo fare un ragionamento a raggio più ampio. Cosa da dire al, tra virgolette, lasciatemi passare questo termine, a questo giovane candidato che, a sentirlo parlare, diciamo, porta una bella dose di entusiasmo anche in questa campagna elettorale? No, sinceramente io non ho da dire, ho da farmi rispondere da questo candidato brevemente nei 3 secondi che mi sono prefissato. E le domande sono due insieme. Se può dire quante liste ha già pronte e quanti candidati coglianesi ha già nelle liste più o meno che riguardano Corigliano. Ma sono mantenuto nel GSE. Sì. Noi stiamo lavorando alle liste, ne abbiamo pronte 6, le liste saranno equilibrate tra coriglianesi e rossonesi, come è giusto che sia in una città che approda per la prima volta a una campagna elettorale unica. Penso che l'equilibrio in questo caso sia debba essere una guida per tutti, fermo restando che la guida primaria, quella principale che non ci dobbiamo mai dimenticare, è quella di mettere nelle liste persone che poi sanno rappresentare una città di 80.000 abitanti, persone di qualità, persone libere, persone pulite. Questo è quello a cui stiamo lavorando. Prego professore, possiamo, visto che qua siamo in Piazza Grande, possiamo sottoporre il nostro malcapitato a qualsivoglia domanda. Con me il candidato Flavio Stasi non sarà un malcapitato, anzi credo si trovi in una botte di ferro, perché tra i suoi amici, collaboratori, candidati futuri,
ci sono due persone, come dire, delle quali io ho una certa conoscenza, per essere stato l'uno mio alunno presso il liceo classico di Rossano, non faccio nome, l'altro è un mio figlioccio. E già questo, è già questo. I 3 secondi della prima domanda sono finiti. Hai 3 minuti, perché se tu vuoi raccontare la tua storia è un altro paio di qui ha... Perché non posso maltrattarlo. Andiamo alla domanda. Non posso maltrattarlo. Allora, io ho colto nella breve parentesi introduttiva 2 segni. Il primo, sta facendo e intende fare il candidato Flavio Stasi una campagna alternativa rispetto agli altri candidati. L'altro segno importante per me è che nelle sue liste, 6, 7 o 5 che poi saranno, entreranno persone, mi sono segnato nella mia mente, pulite. Allora, io chiedo di precisare che significa una campagna alternativa e quali sono i profili di un candidato pulito oggi tra Corigliano e Rossano. Molto brevemente, così accetto anche l'invito. Io lo faccio nelle risposte, magari non 3 secondi, però. Andiamo. La campagna elettorale non sarà alternativa, sarà una campagna elettorale. E le campagne elettorali, io ho imparato quel poco che ho imparato di politica in questi anni di mia militanza attiva, le campagne elettorali si fanno, si devono fare strada, piazza, casa, quartiere, contrada. Diventa alternativa perché ultimamente si è abituati, diciamo la verità, delle campagne elettorali di altro tipo, un po' mosce, un po' che si giocano su altri terreni che a noi non interessano assolutamente. E sarà una campagna elettorale dove noi diremo le cose esattamente come stanno e come le pensiamo, come del resto abbiamo fatto nel 2016, quando al voto c'era soltanto il versante rossanese della nuova città. Il secondo aspetto è che noi stiamo chirurgicamente evitando di stringere accordi con i famosi portatori di voti, che però poi portano anche degli interessi specifici e personali. Questi per me non sono candidati puliti, ce ne sono di svariato genere. È una strategia legittima quella di portare voti, come dire, e poi in cambio chiedere qualcosa. Certo, noi non abbiamo la sfera magica, però più o meno l'esperienza degli ultimi anni di Corigliano e di Rossano ci fa individuare e ci sta facendo selezionare dei candidati che poi dal nostro punto di vista aderiscono al progetto politico e al futuro della città e non a percorsi legittimi, anche legali sicuramente, ma che non rispecchiano il nostro modo di affrontare la campagna elettorale e la pubblica amministrazione. Può essere un problema confrontarsi però numericamente contro delle coalizioni che sembrano al momento molto più ampie? Possono magari scoraggiare qualcuno che a volte magari è infiammato da un tuo intervento, proprio magari viene preso dalla giacchetta e dire no, ma noi abbiamo più liste, abbiamo più potere, abbiamo più referenti istituzionali. Ti sarà capitato questa situazione? Ma sì, è capitata anche nel 2016, non spaventa affatto, a parte il fatto che poi io tutta questa gente in giro che si candida, poi alla fine non lo so se è vero, ma anche se fosse vero, a noi sta interessando più la qualità dei candidati e non la quantità. Non spaventa affatto per un semplice fatto: in politica i voti non si sommano. In politica, per me, i voti si conquistano sui contenuti e sul proprio lavoro quotidiano. Ed oggi è un momento peraltro particolare, non di Corigliano Rossano, della Calabria, è un momento particolare della nazione, laddove la gente è attenta a chi sta andando a votare, non si fa trascinare al voto in maniera così semplice come magari faceva un tempo, laddove c'erano dei corpi intermedi forti, tutta un'altra serie di cose. Io sono convinto invece che la gente valuterà la qualità dei candidati, la qualità della proposta politica, la storia e i percorsi di ogni candidato.
e alla fine sceglierà bene, così come avrebbe fatto e come ha fatto anche a Rossano, perché a Rossano io avevo molti meno candidati degli altri, anche molte meno risorse degli altri, però poi per un soffio non sono arrivato a ballottaggio. Allora, volevo a questo punto coinvolgere di nuovo i nostri opinionisti. Un'altra domanda sicuramente, poi io ce n'ho un altro paio. Senta, ci può dire quanti candidati corigliani ha? Mi mantengo sempre nel termine che mi sono fissato, come prima domanda. Nel caso lei non voglia svelare segreti, la seconda è questa. Se in un eventuale ballottaggio lei si dovesse trovare a dover affrontare i due che fino a questo momento sono sulla bocca di tutti, cioè da una parte Promenzio e dall'altra il generale Graziano, lei che fa? Cioè se loro dovessero essere a ballottaggio? Cioè se loro dovessero andare al ballottaggio? Allora, la prima domanda rispondo, diciamo, noi stiamo lavorando adesso ad altre liste, però adesso siamo sull'ordine dei 70 candidati corigliani. Non so se sono 69, 73, insomma, non li tengo i conti così in maniera precisa. Non so perché lei dice che si parla così tanto, perché io veramente ho un'altra impressione. Però siccome è una domanda che mi è stata posta, non ci sono assolutamente le condizioni affinché noi abbiamo un progetto preciso di città, e quel progetto preciso di città non si rivede negli altri progetti, non si rivede il modo di fare le coalizioni. Io ho già parlato apertamente di accozzaglie politiche, lo dico apertamente senza nessun problema. Per cui non c'è assolutamente alcuna aderenza rispetto a questo tipo di cosa, è che lo dico e lo faccio, l'ho già dimostrato nel 2016. E quindi vi lascia liberi? Certo, come giusto che sia. Io nel 2016, alla fine del comizio, dopo il primo turno, ho dichiarato apertamente: io non sono un mandriano, i miei elettori non hanno bisogno di mandriano, sono liberi. Io ho detto sul palco quello che avrei fatto io, cioè che avrei annullato la scheda. Anche se onestamente questa ipotesi in questa fase non mi sembra probabile. Invece una domanda più non diciamo più cattiva, ma i programmi, perché uno deve dire magari io non mi trovo col programma di uno, non mi trovo col programma dell'altro, ma anche gli organi di informazione, fa più notizia si candida con quello piuttosto che con quell'altro rispetto a magari che cosa pensa del porto, che cosa pensa dei centri storici, quindi è anche difficile forse andare, che idea ti sei fatto dei programmi di questi due che ha nominato l'avvocato? Ma guardate, io sto aspettando che questi programmi escano, a un certo punto non so se probabilmente saranno pronti. Io poi so che in questa fase, tornando alla questione della campagna elettorale che diceva il professore prima, questa fase poi si utilizzano anche degli strumenti strani, cioè magari il programma te lo fanno altrove, tu paghi qualcuno per farti il programma. Noi abbiamo ragionato su delle linee guida che sono da cornice, da indirizzo programmatico per la città, e poi il tempo stesso dei candidati e delle altre persone che ti sostengono viene impiegato per la formulazione di contenuti. Io gli altri programmi onestamente non li conosco, sicuramente ci saranno, noi abbiamo delle idee precise di città che stiamo andando a dire contrada per contrada, casa per casa, negli incontri. Adesso spero che ci sarà la possibilità anche di affrontare un po' di questi temi. Questa però è quel tipo di campagna elettorale che noi non interessa, insomma, vogliamo occuparci di altro. Prego, professore. Bene, io non riesco ad essere un animale freddo, ecco, in politica. Ho fatto politica per decenni, sono stato un passionale, conservo tutta quanta integra la mia passionalità. Per cui quello che il candidato Flavio Stasi ha detto finora a me è piaciuto. Ecco. Entro subito nel merito. Soprattutto quando dice che
La sua campagna elettorale sarà fatta casa per casa, perché la politica si fa così. Poi benvenga il salottino di Piazza Grande, benvenga il blog, benvenga il giornale, eccetera, però la politica si fa sulle piazze, si fa nei comizi, si fa nei condomini, si fa casa per casa e mi va bene. Apprezzo anche la parentesi relativa ad un eventuale ballottaggio, anche se dico che un candidato non può pensare al ballottaggio. Un candidato che non sia candidato di testimonianza deve pensare a vincere, anche perché il ballottaggio poi non si governa più. Io entro adesso nel merito dei programmi. Professore, infatti stava rispondendo se vado io al ballottaggio che cosa faccio. Poi dopo ha voluto un po', diciamo, essere accomodante nei confronti dell'avvocato. Se vado al ballottaggio, se io vado al ballottaggio chiedo per me i voti di tutti, per dire. Se vanno al ballottaggio gli altri due, il problema, la palla passa agli altri due, non deve essere il candidato. Comunque, sono problemi di là da venire. Io entro nel merito invece dei programmi, perché per quel che mi risulta, leggo in qualche parte mi racconta qualche futuro candidato nelle liste dell'ingegnere Stasi, mi dice che se dovesse vincere il candidato ingegnere Flavio Stasi, la sua attenzione maggiore sarà verso la lotta alla corruzione nei pubblici uffici. Dico bene? Oppure l'ambiente, la salvaguardia dell'ambiente. Un candidato che si pone dinanzi a me con questi due fatti, secondo me il programma già al 90% è scritto. Se poi questo candidato mi dichiara pubblicamente come praticamente opererà per lottare contro la corruzione e che cosa in effetti farà per la pulizia dell'ambiente, io sarò più contento. Non è bastato il, diciamo, tra virgolette, il cazziatone di papà, avete sempre sforato. Vabbè. ha sbagliato. Un equivoco di unità di misura. Secondo e minuti, vabbè, saltiamo un giro. Allora. Lotta alla corruzione, trasparenza amministrativa e efficienza della macchina comunale. Ci sono degli strumenti specifici. Primo, rotazione del personale. Comuni di Corigliano e di Rossano, mai fatto. Funzionari responsabili sempre lì da molto tempo. Non è colpa loro, è colpa di chi non ha rispettato la legge in maniera di rotazione, soprattutto la legge, la normativa in materia di anticorruzione. Valutazione delle performance, comune di Corigliano e di Rossano, una sconosciuta, dipendenti che probabilmente perché si sono trovati male in una determinata funzione hanno avuto una pessima performance, non ci sono stati degli interventi adeguati, che non per forza devono essere gli interventi tipo punitivo. Formazione del personale, io sono dalla parte dei dipendenti e voglio metterli nelle condizioni di poter lavorare. È chiaro che ci sarà, bisogna cominciare a fare dei distinguo, bisogna mettere tutti i dipendenti nelle condizioni, cioè negli uffici giusti, c'è bisogno di mettere mano pesantemente agli uffici, c'è bisogno di rispettare la normativa, c'è bisogno di fare tutto. Senza far ricorso per esempio alle consulenze esterne. Sono contrario alle consulenze esterne, assolutamente, per una questione sia di mia visione politica che di anche di giusto ed equo utilizzo del denaro pubblico. Quali sono le emergenze ambientali più eclatanti? Adesso starai pensando, questo fa il giornalista ma non mi conosce proprio. No, io dico, siccome adesso magari c'è più audience in campagna elettorale, ti faccio un assist, perché comunque ci siamo visti spesso anche proprio in queste occasioni, battaglie comuni a difesa del territorio, senza bandiere, diciamo, di nessun colore. Ma ci sono almeno tre emergenze a Corigliano Rossano. La prima è quella della depurazione, o meglio della gestione del ciclo delle acque. Pezzi di rete fognaria che mancano, depuratori assolutamente insufficienti, quando non addirittura non funzionanti, soldi fermi del depuratore consortile da circa 10 anni, un progetto che noi abbiamo sempre provato a chiudere per utilizzare quei 14 milioni di euro a disposizione e non è mai stato fatto. Noi
tra le prime cose, utilizzeremo quei 14 milioni per la terminazione della rete fognaria e l'integrazione del sistema depurativo, peraltro una cosa che non riguarda soltanto l'ambiente, ma riguarda anche la qualità della vita, riguarda anche il turismo, perché avere un sistema depurativo, una rete fognante che funzioni, significa anche, quantomeno non lo manda via, come temo che stiamo facendo negli ultimi anni. La seconda emergenza è quella, sicuramente, la questione delle discariche, le gestioni di due discariche, è balzata agli occhi della cronaca, ultimamente Olivellosa, ma Cotric e Bucita sono sempre, come dire, delle bombe pronte a esplodere da un lato o dall'altro. Sono battaglie di cui ci siamo impegnati, su cui sappiamo come intervenire e dove intervenire, perché ci sono dei provvedimenti che il sindaco, seppur non è proprietario della discarica, può fare nella qualità di autorità sanitaria. C'è la questione del ciclo dei rifiuti da regolare con un appalto che sicuramente impone tariffa puntuale e gestione dei proventi della raccolta differenziata al comune. Dico solo la terza molto brevemente: gestione delle località montane, che in questo momento sono preda di una mafia dei boschi che sta devastando le nostre località montane, e non solo sta deturpando l'ambiente, ma sta rendendo pericolosa la pianura, in quanto è una cosa che influenza molto il dissesto idrogeologico da un lato, e dall'altro sta anche colpendo il patrimonio edilizio di tanti cittadini di Corigliano e di Rossano che hanno investito nelle località montane e che oggi in realtà sono state costrette ad abbandonarle per una cattiva gestione del patrimonio boschivo, delle località montane, delle risorse naturalistiche ed ambientali. Allora, siccome l'avvocato Monte sta scrivendo, però un attimo solo, allora, l'avvocato Monte sta scrivendo, il professore deve saltare un turno, tipo al gioco dell'oca, io con mia figlia sono diventato esperto. Insomma, è un modo per parlare lui. Vi faccio saltare il turno. Una domanda e rispondimi in 2-3 minuti, perché poi dopo tocca a loro due. Che idea ti sei fatto della classe giornalistica di questo territorio? Siamo in Piazza Grande, come se le telecamere non ci fossero. Ma io penso che sia una classe giornalistica che è in difficoltà, perché non è facile fare il giornalista a queste latitudini. Non sempre si tratta di una classe giornalistica libera, ci sono alcuni soggetti che lo fanno in maniera molto dignitosa, altri che in un certo senso si sono adeguati da tempo al contesto, e che peraltro c'è qui una confusione fra ciò che è l'informazione e poi invece ciò che è la comunicazione. Insomma, sono argomenti che penso che voi conosciate bene. Penso che sia difficile fare il giornalista. Chi lo fa con dignità su questo territorio merita due volte un premio, non una. Prego. Senta, lei diventa sindaco, ha pensato... Cosa? Molto probabile. Molto probabile. Io faccio gli auguri a tutti per non guastarmela con alcuno. La domanda che però le voglio fare è questa: fra le cose che ha pensato che deve fare per prima, ci ha messo per caso il porto? Poi sarò più preciso, oppure posso essere preciso anche adesso. Lei dovrebbe sapere, perché non ho sentito fino a questo momento che lei ha parlato di questo, lei dovrebbe sapere che il porto è chiuso, cioè nessuno può entrare in questo porto, si può uscire ma non si può entrare. E non si può entrare per un motivo semplicissimo, perché ci sono cataste continue di rifiuti che possono essere anche inquinanti e che sono lì, se tirano di vento il ponente vanno a mare. Ha pensato a questo? Allora, tra le prime cose, già che mi ha chiesto questo, c'è da fare una cosa, secondo me: aprire un tavolo istituzionale con le altre istituzioni, a partire dai sindaci del circondario e dalle istituzioni che in questo territorio hanno delle competenze strategiche come quella del porto. Perché è evidente che un sindaco domani non si alza, se non per questioni sanitarie, come ho detto prima, e interviene sul porto, perché si sa che ci sono delle autorità preposte. Tra le priorità c'è quella di convocare un tavolo di questo tipo per capire. Premessa che lei fa al suo discorso e su quello che io facilmente intendo, cioè questi tavoli non c'entrano. Io le ho chiesto che cosa farà lei, perché lei
e sindaco di Corigliano Rossano. Il problema è questo: lei va al porto e vede che ci sono questi cumuli di immondizie che poi vanno a finire in parte nell'aria, in parte nel mare, ed è una sua precisa prerogativa quella di dire se il porto deve essere aperto o chiuso, se ci possono entrare questi rifiuti e soprattutto come vanno smaltiti questi rifiuti. Non è che è una questione di tavolo, perché chi si nasconde dietro il tavolo vuol dire che non vuole prendere la sua responsabilità. Mi spiego meglio, probabilmente mi sono spiegato male. Ci sarà qualcuno che determinate cose le ha autorizzate. Il cumulo a cui lei faceva riferimento è stato autorizzato da qualcuno e io ho intenzione di relazionarmi con questo qualcuno che ha autorizzato quei tavoli per chiedergli per quale ragione e con quali condizioni. Se le condizioni non mi soddisferanno, e immagino che non mi soddisferanno per un semplice fatto, perché ho un'altra idea di porto, non certo quella che c'è in questo momento, chiusa e con tutta una serie di problemi ambientali e anche di immagine, lo dico anche da un punto di vista strettamente anche paesaggistico, perché è una cosa che si vede, siccome probabilmente non mi andrà bene, ne sono quasi certo, perché abbiamo intenzione di mettere nel porto tutta un'altra serie di servizi, però non sono servizi che io domani mattina mi alzerò, vedi avvocato, io non sono uno che prende in giro gli elettori, io non ho il potere, o la mia giunta avrà potere di convertire a automaticamente, qualcuno probabilmente lo dirà, io non lo dirò perché non prendo in giro i cittadini, però ho intenzione di esercitare tutto il potere politico e l'autorevolezza istituzionale a mia disposizione per convertirlo il porto. Se ci riuscirò in un mese sarò magnifico, potrei riuscirci in un anno, potrei riuscirci in un anno e mezzo, in due anni. Il tavolo per me è il primo strumento con il quale mi relaziono con chi poi quei provvedimenti li deve mettere in pratica. Non 20 anni. No, 20 anni no. Certo. Secondo me qualche tavolo salterà. Secondo me qualche capace che salta. Qualche tavolo sicuramente salterà, ma tu per farlo saltare lo devi convocare. Punto è quello. Allora, professor, il turno è andato, tocca a voi. Ho capito. Se ho ben capito, l'ingegnere dice: non ho il potere di ribaltare la situazione che c'è presso il porto, devo relazionarmi con un'autorità, che poi sia l'autorità portuale o altro, non importa. È lui l'autorità, si deve relazionare con sé. Si deve relazionare con alcune istituzioni. Se la relazione dovesse fallire, allora, se ho ben capito, l'ingegnere sta a si mettere alla fascia, ecco, e agirà da autorità. Ho capito perfettamente. Sposto un po' il tema. Corigliano e Rossano, che saranno fuse in un'unica realtà comunale, hanno due borghi alti, antichi. Io non parlo più di centri storici, quantunque sia un appassionato dei centri storici, non parlo più dei centri storici, dico borghi antichi, la parte alta del paese. Questo futuro sindaco ha qualche cosa di preciso in mente per ridare un po' di ossigeno alla parte alta di Corigliano e alla parte alta di Rossano? Non parliamo però del castello e non parliamo del Codex Purpurius, perché ormai sono termini più che abusati. Un'idea nuova, diversa. Lasciare il microfono è rischioso, quindi per questo noi ne possiamo usare anche quattro, però sarebbe troppo rischio, invece così gestisco meglio la situazione. Allora, in primis, almeno metà dei fondi della fusione, questi famosi 2 milioni che dovrebbero arrivare, già che c'è stata nei centri storici una paura, io sono molto vicino ai centri storici dal punto di vista proprio culturale e politico per quanto mi riguarda, e una buona parte dell'opposizione alla fusione veniva dai centri storici per una legittima paura di centralizzazione e quindi di depauperamento ulteriore del centro storico, dei due centri storici, penso che almeno metà di quei fondi debbano essere reinvestiti in alcune cose: valorizzazione, recupero,
è messa in sicurezza dei centri storici, perché i nostri centri storici non sono in sicurezza per buona parte, da molti punti di vista, strade, infrastrutture, eccetera, eccetera. C'è bisogno di intercettare i finanziamenti, c'è bisogno di rendere vivi e vivibili i centri storici, e per farlo abbiamo in testa due o tre cose. Intercettare i finanziamenti, per esempio, oltre a quelli che ci sono, perché mi risulta che ce ne sono circa 9 milioni su Corigliano e su Rossano, per l'ingegnerizzazione della rete idrica, deve servire per rendere i centri storici civili e vivibili, intervenendo sulla rete idrica. Agevolazioni fiscali per coloro che decidono di trasferirsi, soprattutto giovani coppie, e attività artigianali. I soldi si prendono in parte da questi fondi della fusione, che però non fanno la differenza in un comune di 80.000 abitanti. Qualcuno dirà che con i fondi della fusione porterà il castello, ma sono, per un bilancio di un comune di 80.000 abitanti, sono ben poca cosa, ma attraverso l'intercettazione di tutta una serie di fondi europei che ci sono, proprio per la valorizzazione, il recupero del patrimonio edilizio, l'efficientamento degli istituti e degli edifici pubblici. Tutto questo ha, come dire, che deve costituire il terreno di appoggio di un'altra cosa, di una rete di associazioni, istituzioni e attori del territorio che devono costruire all'interno dei centri storici una serie di iniziative permanenti culturali che servono da un lato a valorizzare le tradizioni e le radici, perché il bello di questa fusione secondo me è proprio anche questa mescolanza, importanza delle radici e delle tradizioni, e da un lato servono anche per fare un piano di marketing dei centri storici, che è quello che è sempre mancato al territorio secondo me. Prima di dare la parola di nuovo per un ultimo giro, volevo farti una domanda. Magari almeno caratterialmente, ci sono dei momenti che mi rimangono impressi e che magari poi uso anche per fare delle mie valutazioni, visto che comunque hai fatto già una campagna elettorale in maniera molto attiva, adesso stai affrontando questa seconda, vivi la politica diciamo giorno per giorno. Ti volevo chiedere un esempio positivo, una frase che ti ha dato una spinta particolare, un gesto che ti ha fatto capire che magari ci sono tante persone che ti vogliono bene, che stai percorrendo un percorso giusto, tra virgolette. E poi invece una cosa che, per dirla quasi in dialetto, dice a chi su minassa proprio per la cosa che ha fatto o che ha detto. Magari senza fare i nomi, se vuoi, però questi due esempi positivi e negativi. Devo dire la verità, soprattutto negli ultimi 3 anni di gesti belli ne ho visti tanti, di gente che ha apprezzato il percorso, anche gente che non mi ha votato e che mai mi voterà probabilmente, però io sento la stima e il rispetto della gente che vede che comunque faccio quello che faccio per amore della terra e non per interessi individuali, e questo è evidente, è palese nel percorso di tutti questi anni. La cosa che a me mi fa venire sempre rabbia è l'indifferenza, l'adeguamento, l'omologazione, che è un fenomeno che esiste. L'omologazione nel senso di pensare che poi tutto sommato la politica, le amministrative, le politiche, le regionali siano una cosa che poi tutto sommato non è una cosa che interessa a tutti, no? Interessa a me che mi voglio candidare, interessa a te che sei giornalista, ma non tutti. Quella è una cosa che ancora mi fa rabbia, una rabbia che ovviamente per ragioni civili no? Mitico, come è giusto che sia. Prego, siamo all'ultimo giro. Possiamo essere anche al penultimo, da quando faccio la domanda parte il tempo. Va bene. Senta, io le voglio chiedere cosa pensa lei di fare su due progetti che già ci sono. Uno è quello del palazzetto dello sport che doveva unire le due città. Non so, lei sicuramente se lo ricorderà, era un modo per dire uniamo questi due territori. Se ce ne fosse stato bisogno, perché io non so qual è la casa sul confine fra Corigliano e Rossano. E l'altro è quello del palazzo dell'ASL. Lei ne avrà sentito sicuramente parlare più di me, a incominciare dall'onorevole regionale Pacenza, quando
Tutti l'ospedale nuovo. Tutti si riempivano la bocca dell'ospedale nuovo che doveva essere, diciamo così, il fulcro di questa unione. Lei su questi due argomenti, uno che riguarda il problema più ampio dell'ASL, ma più stretto quello dell'ospedale unico, e quello che riguarda lo sviluppo del territorio, ma nel senso più stretto quello del palazzetto, che idea? Ma io sto seguendo... Mettere proprio completamente in secondo piano lo sport, sennò poi dopo te la devi vedere con me. Quindi insomma cerca di essere abbastanza... Vabbè. Anche se la salute è la prima cosa, però lo sport. No, stavo partendo dallo sport. Hai visto? Sto assistendo in maniera abbastanza basita alla vicenda giudiziaria che sta... intorno al palazzetto dello sport. Io ritengo che per quello che sta accadendo si debbano individuare delle responsabilità. Lo dico prima. Quando mi insedierò verificherò quali sono queste responsabilità e è chiaro che il sindaco dovrà fare tutto il possibile per recuperare quell'area e per recuperare anche quel simbolo, che è un simbolo importante. In questi anni noi ci siamo indebitati per fare i campetti di calcetto, ma non abbiamo sfruttato tutti i fondi che la Regione Calabria, la Comunità Europea e il CONI metteva a disposizione, in parte anche a fondo perduto, per esempio per l'efficientamento degli edifici e per la ristrutturazione di edifici come quello. Abbiamo fatto finta di non averlo, quell'edificio, per tutta una serie di ragioni, che poi spero che alla fine usciranno fuori e io mi impegnerò affinché escano fuori. Certamente all'interno, in quell'area, bisogna far sorgere qualcosa che accomuni le due città. E io mi auguro che possa essere proprio qualcosa che dia dei servizi alla città. Potrebbe essere lo sport, potrebbe essere anche un parco, potrebbero essere molte cose. All'interno di questo ragionamento c'è la questione dell'ospedale della Sibaritide. Io mi informo quotidianamente, so che si convocano comitati molto spesso, tavoli. Lì bisogna esercitare tutta l'autorevolezza di una città di 80.000 abitanti e pretendere, io questo lo sto dicendo in tutti i comizi, e pretendere l'autonomia dell'organizzazione sanitaria e quindi anche l'autonomia dal punto di vista ospedaliero. Significa che bisogna andare a bussare e dire che il modello hub spoke è fallito per quanto mi riguarda e quindi che su questa area c'è bisogno di un ospedale che abbia tutti i servizi, non che abbia i servizi complementari o supplementari rispetto all'hub che si trova altrove. In questo lasso di tempo l'autorità della città, anche insieme agli altri comuni, perché sono interessati tutti i comuni dell'area ionica, deve essere utilizzato però per richiedere gli interventi immediati agli ospedali esistenti. Perché il progetto dell'ospedale della Sibaritide, che io mi auguro che vada in porto al più presto, per quanto sono molto preoccupato, comunque richiede del tempo. Prima per costruirlo e poi per riempirlo di contenuti, dove per contenuti intendo know-how e attrezzature. In questo momento i nostri due ospedali sono completamente al collasso e richiedono degli interventi immediati. Questi li deve rivendicare la nuova città di Corigliano Rossano e la sua nuova giunta. Per farlo, aggiungo una cosa, c'è bisogno però che la giunta sia libera, cioè che non risponda ai padroncini di Cosenza, di Catanzaro, di Roma, lo dico apertamente. E noi stiamo cercando di fare selezione, di fare un progetto politico autonomo rispetto a questo. La nostra autonomia non è contro una città o contro un luogo. La nostra autonomia è quella che serve a questo territorio per cominciare a ricostruire una propria rete di servizi, una propria autorevolezza, una propria visibilità, anche una propria organizzazione. E vale nella sanità, vale persino nello sport, vale nei rifiuti, vale in tutta un'altra serie di cose. C'è bisogno che a governare però mandiamo persone libere. Persone che sanno quello che vogliono fare e che hanno la possibilità di fare, cioè che non sono burattini e che non hanno legacci, interessi propri da tutelare negli uffici della Regione, a Cosenza, a Roma. È questo quello che è successo in questi anni. Se oggi, scusate se mi dilungo su questo, ma ci tengo. Se oggi il nostro territorio è in queste condizioni, è perché spesso chi lo doveva rappresentare non lo ha fatto.
o lo ha fatto in maniera subalterna? Ed è quello a cui la nostra azione politica quotidiana mira. Professor, andiamo così alla conclusione di questo nostro incontro. Alla fine, per carità, da sempre ritengo che i progetti sono importanti, i programmi sono importantissimi, e però poi ci sono gli uomini che dovranno incaricarsi di realizzare programmi, progetti, visioni, eccetera. Bene, il sindaco Stasi dovrà servirsi di una squadra di assessori, io li chiamo con il nome che hanno, una squadra di assessori. Questi assessori li prenderà dall'esterno o li prenderà dai suoi candidati eletti o non eletti? È stato un excursus, perché prima che cosa fai al ballottaggio, poi che cosa fai da sindaco, adesso come componi la giunta? Sei partito, diciamo... Ma io vengo dalla politica, per cui a certe cose pongo attenzione. Un fatto che è che il sindaco Stasi abbia con sé 6 liste adesso. 150. No, facciamolo rispondere, E poi prende i candidati all'esterno. Può farlo tranquillamente, però a me piacerebbe sapere oggi, al di là degli eletti, dei non eletti, eccetera, io prenderò i candidati fuori, gli assessori da fuori, li prenderò dalle liste, li prenderò 50-50, eccetera. Io concluderò poi la trasmissione chiedendoti come concluderai il tuo comizio di ringraziamento dopo i primi 5 anni di mandato, così insomma abbiamo fatto tutto il giro. No, è una risposta semplice in realtà, ma è motivata. Gli assessori avranno tutti aderenza politica a ciò che noi abbiamo fatto in tutti questi anni, e saranno in parte espressione direttamente politica, quindi espressione delle liste, dei gruppi politici che compongono le liste, ed in parte però saranno anche figure prese dall'esterno, però non saranno figure prese dall'esterno, chiamiamo il professorone, tanto perché è professorone, questo tipo di impostazione, o magari per farsi marketing, non lo so, chiamiamo Vittorio Sgarbi, perché va di moda chiamare Vittorio Sgarbi. Anche gli esterni, voglio dire, saranno gli esterni... presi nell'area Corigliano-Rossano. Esatto. Non ci saranno, per esempio, assessori che provengono da Cosenza, da Renzo. Allora, l'ha detto. Da Terranova, no? Chiudiamo? Vuole gli ultimi 3 secondi? Li avanza 3 secondi. In base a lui. Vabbè, dai. No. Presto ce l'ha con voi stasera. Senta, anche per capire con chi ho a che fare, lei preferirebbe... Non faccio domande così, faccio domande a scoprire il candidato, chi è che mi sta di fronte. Lei preferirebbe stare una 15 di giorni in galera perché accusato di avere, diciamo così, messo le mani nella marmellata, oppure 6 in galera o 1 in galera? Ma aver liberato il porto da quei rifiuti. Una delle cose, per aver fatto qualche cosa facendo rimanere le mani pulite. Togliamo quella porcheria del porto e ci facciamo 3 a testa. Vabbè, diciamo che alle volte questa è una domanda semplice, nel senso che io ho 2 processi penali. Uno, quando hanno tagliato l'ultimo crotone di Milano e mi sono seduto sulle ferrovie. Un altro, quando dovevano riempire il porto di Monnezza e mi sono seduto sulla strada, siamo stati 15-20 giorni. Poi ovviamente là c'erano avvocati, io ero un giovane ingegnere e il processo penale giustamente l'hanno fatto in me ed altre 2 persone, per cui io ho già fatto questa scelta. Io questa scelta l'ho già fatta. Penso che in questo momento, anche per governare gli enti locali, perché governare gli enti locali in Italia non è cosa semplice, serve questo tipo di coraggio e di impostazione, altrimenti non smuovi niente. Io ho questa impressione. Fino adesso ho fatto opposizione all'interno del comune, però ho l'impressione che se tu non hai questa impostazione non muovi niente. Invece hai bisogno di avere un'impostazione di questo tipo. Allora, grazie all'Avvocato Monte, grazie al professor Giulio Iudicis, grazie a Flavio Stasi, in bocca al lupo e arrivederci alle prossime, sempre qui, sempre in Piazza Grande,
amici di Telelibera Cassano, amici di Piazza Grande TV.com. Alla prossima settimana. Un cordiale a risentirci.